Che significa che non puoi più partire? Mi dispiace che ho dei problemi col software. Vabbè, ma non puoi lavorarci dopo. È che sul web non si può perdere tempo, capito? Perché io adesso sarei una perdita di tempo. No, no. Egonia potrebbe venire in mente a qualcun altro. Matteo, hai idea degli scazzi che ho avuto con i miei per fare questa vacanza? Lo so. E me lo dici così, solo adesso, all'ultimo momento. È che proprio adesso che non posso. Ma non fare così, aspetta. Ti giuro che ci andiamo dopo. Hanno ragione, miei, sei solo un egoista. Ma perché fai così? Cerca di capire. Emma, aspetta un attimo. Lasciami! Aspetta! Lasciami adesso! Calmati! Aspetta, ma... Calmati! Emma! Ehi, faccia, ma sei impazzito! Emma! La mia ragazza! Non si fa, non Emma! Si può Emma! Oh, Emma! Yeah. Emma! Devi trovare un nome che funzioni. Ce l'ho già. E me l'hai suggerito te. Io? Sì. Hai presente quando dici tu contro tutti? Te lo dico sempre. Ecco. L'ho cercato su Google. L'ho tradotto in tutte le lingue. E sai qual è la versione più bella? Egomnia. Egomnia? Sì. Dal latino. Ego io, omnia tutto. Ego è chiunque si iscrive al sito. Omnia, tutte le possibilità che gli si aprono. Ti rendi conto? Questa cosa può cambiare l'Italia. In futuro forse il mondo sarà meno buono, però grazie ad Egomnia sarà più giusto, cazzo. Ma quanto sei esaltato? Tanto, tanto. Questo è l'inizio, non è la fine. Un solo amore, senza confine. A te il mondo, a me il sogno. A me la notte, a te il giorno. A noi il tempo non risparmierà mai. Giornate che sembrano non passare mai. E i pensieri che ti fanno diverso. Il silenzio è per tutti lo stesso universo. Amo questa vita all'infinito. Amo l'infinito in questa vita. E tu smetti di piangere, bambina. Non è finita, perché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento. È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Se guardi il cielo, non sei più solo. Se questo è vero, è ciò che sono. Senza paura, di fronte a Dio, dirai la verità dicendo addio. A noi il tempo non ci lascerà mai. Ciò che è stato dimenticate. Se non ti chiedi come andrai, dove andrai, che poi è solamente un'altra estate. Amo questa vita all'infinito. Amo l'infinito in questa vita. E tu smetti di piangere, bambina. Non è finita, finché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento. È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Avere il 100% della società mi dà più libertà di movimento. Guarda che non lo dico io, lo dicono gli esperti del settore. Scusa, di me che dicono invece gli esperti del settore? Ti offro il 30% per i primi 2 anni. Sta più a per culo. No, io non scherzo sulle gomme. Ah no? Non scherzi, però fai ridere lo stesso. Ma te tu lo sai benissimo che da Egomnia se tutto va bene ci cominciamo a guadagnare tra 5-6 anni. Nel frattempo mi spieghi che cazzo mi offri il 30% dei debiti? No, questa roba avrà successo subito. E guarda che non sto negando il tuo contributo, eh. Non stai negando? Perché? Perché sei impazzito, Matteo? Ma come cazzo parli, eh? Ma tu ti rendi conto che su sto sito di merda io mi ci sono fatto il culo, ci sono diventato cieco? Per 2 spicci e per molto più tempo del previsto. Allora, che dobbiamo fare, eh? Io ho fatto un contratto con Storti e l'ho rispettato, quindi non te la prendere con me. Ma vaffanculo, Storti! Io ho lavorato con te! No! Tu hai lavorato per me, Giuseppe, non con me! Chi ha avuto l'idea di Egomnia? Io. Chi ci ha investito il primo capitale? Io. Chi ha preso le decisioni principali per definire algoritmo e architettura del sito, eh? Io.
30% fa cadere al culo, Matteo. Io lo finisco, arrivo fino al giorno che andiamo online. Dopodiché so cazzi tuoi. Allora, guarda, la situazione è questa. I nostri tecnici hanno valutato attentamente il progetto e hanno previsto per la realizzazione del software circa un anno di lavoro. La spesa sarebbe di 100.000 euro. IVA esclusa, ovviamente. E in che modo io sarei coinvolto nello sviluppo? Noi sviluppiamo il software e diventiamo titolari. A lei comunque riservata una percentuale sulle vendite. E di che percentuale stiamo parlando? No, no, un attimo, non ho capito. Cioè, io vi pago per sviluppare una mia idea e voi ve la intestate? Esattamente. Quante classifiche leggiamo ogni giorno? Perché non fare una classifica di chi cerca lavoro? Tutto il tuo percorso professionale lo inserisci in un sito, un algoritmo lo elabora e ti posiziona in una classifica. Devi trovare un nome che funzioni. Ce l'ho già. È Gommia. Non potete pretendere che una banca finanzi il progetto di un liceale. Sarà nato in Italia Steve Jobs, non gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti, tu sei più bello di loro. Sei pronto? Sì. E Gommia sarà il motore di ricerca che vi porterà dove vi meritate di arrivare. Ci sono un botto di iscritti da quando siamo online. Siamo interessati ad acquisire Gommia. Avrei il 100% della società, mi dà più libertà di movimento. Io ho lavorato con te, tu hai lavorato per me. L'unica cosa che ti interessa è sempre la stessa. Te, te e te, contro tutti.